Ora calcoliamo la capacità elettrica di un condensatore piano. Sappiamo che è formato da due lastre identiche, parallele, con cariche elettriche uguali e opposte. Per semplicità immaginiamo che l'armatura B sia collegata a terra, quindi potenziale uguale a zero. Così capiamo meglio anche come si fa a caricare un condensatore. Non è necessario caricare entrambe le lastre, basta caricarne una, per esempio mettendo in contatto la lastra A con un alimentatore di tensione che rilascia cariche elettriche, per esempio positive, e le deposita, sulla superficie A, quindi le tiene accumulate lì, le spinge sulla superficie A. Per induzione elettrostatica, la superficie A richiama sulla superficie B cariche del segno opposto che risalgono dal terreno, in questo caso elettroni, che risalgono dal terreno attratti dalle cariche positive sulla superficie A. Quindi la lastra B si carica del segno opposto, in questo caso negativo, rispetto alla lastra A. Non è stato necessario caricarla direttamente, ma è stata caricata spontaneamente per induzione elettrostatica, come spiegato qua. Si carica soltanto l'armatura A e poi la B si carica per induzione elettrostatica. Ora, se non ci fosse l'armatura B, e quindi se non avessimo un condensatore ma una lastra singola, la lastra A, questa avrebbe un certo potenziale VA, perché come tutti i conduttori di metallo, quando riceve carica elettrica, la sua superficie, si porta dal valore 0 a un certo valore di potenziale VA, superiore a 0. O inferiore a zero se la carica fosse negativa, in questo caso A ha ricevuto una carica positiva, quindi si porta un potenziale positivo. Ma la presenza invece della lastra B, che si carica negativamente, richiama sulla lastra A un maggior numero di cariche positive rispetto al caso in cui la lastra A fosse da sola, senza la B. Quindi la lastra B fa un effetto di controinduzione sulla A. E la lastra A, a contatto con l'alimentatore di alta tensione che si trova qua, richiama dall'alimentatore più cariche, rispetto al caso in cui la lastra A fosse da sola senza la B. Quindi, per questo doppio effetto di induzione elettrostatica, induzione e controinduzione, entrambe le lastre si caricano di più che se fossero da sole. E questo accade a parità di potenziale VA. Per esempio, se noi colleghiamo la lastra A ad un alimentatore a 100 volt, il potenziale di A rimane sempre 100 volt, ma la carica che si accumula sulla lastra A è maggiore nel caso in cui c'è anche la lastra B collegata a terra. E infatti la funzione della lastra B è proprio quella di far arrivare sulla lastra A più cariche a parità di potenziale. Ora scriviamo la formula generale della capacità elettrica della lastra A, Qfrat VA, e siccome VB è uguale a 0 perché è collegata a terra, VA è anche uguale a VA meno VB, quindi delta V, la differenza di potenziale fra le due lastre. Quindi la definizione di capacità elettrica nel caso della lastra A diventa Q diviso delta V e viene di solito chiamata capacità del condensatore, anche se in realtà si riferisce alla capacità della lastra che è stata caricata, la lastra A, con la presenza lì vicino della lastra B collegata a terra. Dunque, nella pratica, la definizione di capacità elettrica di un condensatore è quanta carica può acquistare ciascuna delle sue armature, Q, diviso la differenza di potenziale tra le due. Il condensatore avrà grande capacità elettrica se può accumulare grande carica sulle armature, mantenendo la differenza di potenziale tra le armature a un valore di potenziale molto basso. È scritto qua: un condensatore a grande capacità elettrica si accumula molta carica sulle armature, mantenendo la differenza di potenziale tra le lastre piccola. Come abbiamo fatto prima per la sfera, vogliamo trovare una formula che ci permetta di calcolare la capacità elettrica di un condensatore piano attraverso le sue caratteristiche geometriche, cioè l'area delle sue lastre e la distanza fra le sue lastre. Anche prima, nel caso della sfera, avevamo trovato una formula che ci permetteva di calcolare la sua capacità attraverso le caratteristiche geometriche, che sono il raggio della sfera e il materiale isolante che eventualmente la circonda. Nel caso del condensatore piano, vedremo che la formula finale è questa qua.
cioè la capacità elettrica del condensatore, è tanto più grande quanto più sono grandi le sue lastre ed è piccola la distanza D che le separa. Questo è intuitivo perché abbiamo detto che i conduttori metallici più sono grandi come dimensioni e più capacità elettrica hanno. Quindi anche un condensatore, se ha le lastre molto ampie, ha una grande capacità elettrica. Conta anche la distanza, perché se la lastra B è molto vicina alla lastra A, l'effetto di induzione elettrostatica tra le due lastre è più forte e questo permette alle due lastre di caricarsi di più. Per questo motivo la distanza fra le lastre si trova al denominatore nella formula, quindi se la distanza è piccola la capacità elettrica è grande. Inoltre c'è la costante dielettrica epsilon assoluta del mezzo materiale in cui è immerso il condensatore. Tipicamente infatti dentro il condensatore si mette un materiale isolante polare di grande costante dielettrica relativa epsilon r. Infatti ricordiamo che questa epsilon vuol dire epsilon 0 epsilon r. Quindi tra le lastre viene posto un isolante molto polare come l'acqua distillata, che ha una costante dielettrica relativa di circa 80. In conclusione quindi il condensatore piano ha grande capacità se le lastre sono grandi e vicine, S, D, e se tra le lastre viene posto un isolante molto polare, epsilon r. Nel prossimo video andiamo a dimostrare questa formula, per adesso prendiamola così. Come prima nel caso della sfera metallica, la presenza dell'isolante intorno serviva a schermare la carica della sfera, facendo apparire il suo potenziale superficiale più basso. Allo stesso modo, il materiale che è presente tra le armature del condensatore piano serve a schermare parzialmente la carica delle lastre. Infatti, le molecole del materiale isolante che sta qua in mezzo si allineano in orizzontale, si dispongono in modo tale che la parte negativa delle molecole siano rivolte, le parti negative verso la lastra positiva e le parti positive delle molecole siano rivolte verso la lastra negativa. Così la lastra positiva del condensatore, la lastra A, risulta parzialmente schermata da tutte le cariche negative dell'isolante e la carica negativa la lastra negativa del condensatore è parzialmente schermata da tutte queste cariche positive sul bordo dell'isolante. Le lastre del condensatore fanno questo campo elettrico, che sarebbe il campo elettrico se non ci fosse l'isolante. L'isolante a sua volta fa un campo elettrico contrario, che va sempre da più a meno, quindi da destra a sinistra, che va a smorzare parzialmente il campo delle lastre, quindi il campo elettrico totale è più debole. Il campo elettrico risultante, che è la differenza tra quello che fanno le lastre meno quello che fa l'isolante, che è diretto in verso opposto, il campo elettrico risultante è minore del campo del condensatore in assenza di dielettrico. E un campo elettrico risultante minore, questo, corrisponde a una minore differenza di potenziale tra le lastre. Quindi tra le lastre c'è una differenza di potenziale ridotta rispetto al caso in cui ci fosse il vuoto tra le due lastre. Ora, una differenza di potenziale ridotta, a parità però di carica elettrica, quella non è cambiata, comporta una maggiore capacità elettrica. Quindi a parità di carica, la minore DDP comporta più capacità elettrica del condensatore.